E qui cos'è? Poi, una lettera dei monaci olivetani di San Michele in bosco. E cosa vogliono quei signoroni che se la girano in tigre a quattro? Cosa, cosa? Un'istanza perché concorra a riparare il campanile colpito dal fulmine? Niente, niente. E scrivere loro che ringrazino la misericordia di Dio, perché se il campanile fosse piombato in cucina o nel refettorio, quei bravi frati correvano il rischio di rimanere uccisi tutti. Abba il quattro trombe! Ah, se sei a dire, dai, a dire, dai. Muta vai! Tanta bo 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 Ma ci vuole più calore, ci vuole più energia. Vedi, quando il dottore impara che Cleandro non sa leggere, deve trasecolare, l'ha da sbalordire, gestire, muoversi, prorompere magari in una delle sue solite derate. Modavaira, tanta guardia da parere un dottore di Sorbona e non sapete leggere, gestire. Modavaira. Mo parlaran ninguém, no busareta, no buscareta, ue muoversi. Voi vi date arie di essere un'arca di scienza al mio omen perché gli altri vi facciano onore. E con l'onore procurarvi il danaro, e col danaro raggiungere la ricchezza, e con la ricchezza aspirare alla felicità, e con la felicità ottenere il paradiso in terra. Mo in terra vo a sbattri a me, perché me, che dottor su, che sento dov, a vede, vi dico che si una bestia, un esile, un ignorante, un morte. E va, va. A tutti coloro che anche momentaneamente là si trovassero, ordiniamo, ripeta pure, ordiniamo per 3 giorni gli esercizi spirituali durante i quali nessuno potrà uscire di là impegnandosi a rispettare, oltre al digiuno, anche il più assoluto silenzio. Per il affinché le menti siano raccolte nella sola preghiera, dato dal mio palazzo, eccetera, eccetera, qui presto, le grosse buone mai le fate, presto. La mia firma. Ecco, è così, vero, si fa la commedia di intanto entrare in convento e si giura fedeltà al nostro Signore sapendo già di tradirlo, eh? Ma io non avevo ancora compiuto il mio giuramento. Sì, va bene, ma il Signore... Il Signore mi avrà già perdonato sapendo che avevo giurato fedeltà al mio caro. Ma vai, la sua pallida, la dico. E dalla propria anima, ma francamente, io negherei la mia assunzione a quelle brave signore che dimenticano la nobiltà della loro stirpe per vizio, e la ricordano soltanto per la vendetta. Ma quelle brave signore si guarderanno bene dal venire a confessarsi dall'eminenza vostra. E faranno benessere. Così potranno andare all'inferno lo stesso senza bisogno che gliele mandi io. E poi a chiedervi se era la notizia. E non tempo. Che volete portare con voi a Roma che vostro nipote? Ah, oh, bravo, bravo! Ma come si fa? Vedi, con privarsi di chi è l'anima della società. Ma questa è una crudeltà, se non un onore per tutti. E quindi piace da venire che se ce l'hai stato una cosa, dove? E siete proprio voi che... Ah, beh, quando è così... bisognerà proprio che lo lasci a Bologna perché davvero voi ne meritate. Grazie di me, se troppo. Che cos'è che merito? Voi vi meritate le cortesie di tutti. Ero venuto poi anche per fare... E anche allora. No, per
Lo so. Senti, vai. Se vorranno eleggere un dotto, sceglieranno il Gotti. Se un politico, l'altro Vanni. Se poi vorranno un povero minchione, sceglieranno me. No, Eminenza, io credo invece che voi sareste rigardi ricco molta gente. Perché?